dobbiamo dirlo in onda, lo stavi dicendo. Stavo dicendo, la potenza della musica fa accadere cose che forse in altri settori è più difficile, no? Due generazioni. A un certo punto sembra la stessa cosa, però, no? Ma la lingua ti permette di fare delle cose che non faresti mai, cioè comunicare delle parole con la musica non è come dirle. Molte volte certo. grandi cose impegnate, tutto questo passano grazie alla musica, no? La musica è veramente un mistero, io trovo. Assolutamente. Mistero. Senti, che ma è bello, il bello di questo incontro, no? Tu hai accettato, cioè ti è piaciuta questa idea, perché hai capito che in lui c'è qualcosa anche che ti assomiglia. Secondo me c'è... Beh, fallo parlare prima, no? Hai ragione, e poi magari hai ragione, dico ragione, per chi ci sta ascoltando e non ci sta vedendo, Riccardo Cocciante e Rama, ovviamente su Rai Radio 2. È stato bellissimo, per me è stato molto emozionante condividere questa canzone, è stato bello vibrare all'unisono, ecco, per cantare questa poesia incredibile che oggi festeggia appunto l'anniversario, quindi è stato un piacere enorme oggi. 50 anni questa canzone è anche bella dell'anima, lo stesso disco, 50 anni, e l'abbiamo festeggiato così, cantando con una persona della nuova generazione in fondo, no? E penso che le canzoni debbano vivere nel tempo, non si devono fermare a un momento, e quindi sono fiero di vedere che alcune mie arie, mie canzoni possono essere trasmesse. 50 anni e non sentirle. Si sentono forse, ma le nuove generazioni le sentono. Senti, si può dire, è arrivato, ci diceva Rama, mentre ha detto adesso proprio un messaggio di Laura Pausini. Possiamo dire che diceva? Sì, no, era molto contento, ha fatto i complimenti tantissimo ovviamente a Riccardo e gli è piaciuto molto questa serata dove abbiamo cantato insieme. È stata molto carina, lei, abbiamo un bel rapporto io e lei, e niente, in generale mi stanno arrivando adesso un sacco di messaggi. Si sente, non dovevo portare il telefono. Bello. Però no, è carinissimo, infatti la saluto tanto perché è una persona squisita. Anch'io, veramente. Ti è piaciuto anche, immagino, tornare su questo palco enorme, pieno di storia, tornarci in questa veste, no? Insieme appunto a un cantante di una generazione diversa. Sì, perché sapete che io sono partecipato a Sanremo una volta. Sì. E quando ho finito ho detto alla stampa, cercherò di non tornare da concorrente, a me basta questa esperienza, è stata bellissima, l'ho vinta, e l'hanno preso male, purtroppo. L'hanno preso come se io dicessi che io non amavo Sanremo, invece no, torno volentieri, non da concorrente, e questa è stata l'occasione. Quando Irama mi ha chiesto di fare qualcosa insieme, prima ero molto dubbioso, nel senso, cioè, come facciamo a unire due generazioni e fare... Poi abbiamo lavorato, ho chiesto a Irama di essere se stesso prima e di fondersi con la stessa anima, ecco, doveva essere una voce, sembrava soltanto la stessa cosa. Che cantava, e questo ci siamo riusciti dopo due giorni di lavoro. Scusate, nel frattempo è cominciata l'altra canzone, i Santi Francesi insieme a Skin. Grazie davvero. Noi ci vediamo domani. Rama, grazie Riccardo Cocciante, grazie davvero.